Dopo l'anteprima con l'orchestra da tre soldi in occasione dell'inaugurazione di Letteraltura parte ufficialmente domani, martedì, il Festival Chitarristico della Valle Ossola. Si comincia dalla Chiesa Monumentale di Baceno, tra le novità di quest'anno una pericena che precederà alcuni concerti e lo sconfinamento a Cannobbio. Parte domani la 19ª edizione del Festival Chitarristico della Valle Ossola, 19 concerti che sono stati presentati nei giorni scorsi. Ovviamente sempre la chitarra, filo conduttore, che però vediamo combinata con diversi strumenti musicali, con la voce, persino con la danza, che si cimenta in vari generi musicali, dalla classica al jazz, dal flamenco al tango, dalla musica sacra alla musica antica, al fingerstyle. Insomma, ce n'è veramente di tutte le salse e questi 19 concerti sono l'opportunità per il pubblico di passare delle serate all'insegna della bella musica, della buona musica e di visitare anche le nostre location del nostro bel territorio. E quest'anno si sconfina anche a Cannobbio. L'apertura domani alle 21 dalla Chiesa Monumentale di San Gaudenzio a Baceno con il gruppo Madre Tierra, musica sacra legata alla tradizione popolare sudamericana. Il 16 sarà la volta di Bagno Anzino che ospiterà il quartetto Segovio, ovvero Salvatore Seminara alla chitarra, Stefano Gori al flauto, Paolo Vignani alla fisarmonica e Gabriele Oglina al clarinetto. Venerdì invece sempre alle 21 al Teatro Massari di Pieve Vergonte il duo Fabrizio Spadea Roberto Holzer. Si prosegue con diversi appuntamenti settimanali fino al 13 agosto. Tutti i concerti sono a ingresso libero, alcune serate saranno precedute da una pericena e sempre alcune avranno a disposizione un bus navetta per il pubblico. Nel corso della presentazione del cartellone gli interventi musicali degli alunni di chitarra della Scuola Media Statale a Indirizzo Musicale di Domodossola e del Liceo Musicale Gobetti di Omegna e la premiazione del terzo concorso artistico edizione fotografia dedicato al festival. La vincitrice è stata la giovane Elena Pavan di Masera, studentessa del liceo scientifico. La sua fotografia è diventata l'immagine di questa edizione del festival. Si tratta di una tecnica particolarissima di fotografia, infatti quelle che vedete dietro non sono dei fotomontaggi ma sono le lucette del mio albero di Natale. Infatti si tratta di un filtro che viene disegnato e tagliato con le dimensioni dell'obiettivo che si sceglie di utilizzare e poi si lavora sulle distanze.